Allora, buongiorno a tutti. Volevo iniziare con voi un itinerario sulla donna nella Bibbia, sulle figure femminili della Bibbia. Ma volevo iniziare come dall'ultima figura, che in qualche modo potrebbe essere la fine, la conclusione, ma io la metto all'inizio, che è Maria. Maria, madre di Gesù Cristo, madre di Dio. Perché Maria? Maria è l'inizio di questa, è l'inizio dell'avventura in qualche modo dell'umanità. E Maria era una ragazza che era promessa sposa di Giuseppe, ma che gli si sono sconvolti tutti i piani della sua giovinezza e della sua vita. E Maria ha questa visione di questo matrimonio con questo uomo che è Giuseppe, ma appare un angelo a lei che gli annuncerà che avrà questo figlio e non sarà figlio di Dio e salverà il mondo. Ma a questo punto lei naturalmente gli risponderà che non conosce uomo. Il conoscere nel senso biblico vuol dire non aveva avuto rapporti con nessun uomo, e quindi l'angelo le assicura che l'ombra del Signore la coprirà e lei aspetterà questo bimbo che sarà il salvatore del mondo. A questo punto Giuseppe al sapere la notizia la vorrebbe ripudiare, quindi sarebbe voluto dire essere Maria a morire lapidata. E questo fa sì che appare un angelo anche a Giuseppe e a sua volta gli dice che sarà Dio, che lo Spirito Santo opera tutto questo. E Giuseppe accoglie, sposa Maria, e da qui inizia questa storia, la storia della loro vita, questa storia che non è facile e che quindi molto spesso noi ci domandiamo perché a noi succedono tante cose, perché ci succede questo o quell'altro. Ma Maria assolutamente non ha avuto una vita facile, una vita semplice, ma ha avuto una vita molto travagliata. Solo al rispetto al fatto di aver avuto questo bimbo in maniera abbastanza insolita. Questo bambino avuto nella precarietà, nella difficoltà, e ogni mamma lo sa che quando gli nasce un bimbo vuole il meglio. Ma e Maria non era certamente diversa da ogni singola madre del mondo, della terra. Ma ha dovuto affrontare questa nascita di questo bambino che avrebbe voluto e immaginato in una maniera più meravigliosa possibile. Gli è stata tolta ogni suo roseo pensiero, e quindi partorisce, come sapete, in questo modo abbastanza inconsueto, cioè dovrà mettere questo bambino in una mangiatoia. E così questo bambino viene alla luce. E così va avanti la storia. Dovrà fuggire da una parte a un'altra con questa creatura, ma però il problema più grande è quando cresce e dovrà affrontare questa, la madre dovrà affrontare questa sofferenza di questo figlio che un po' si sta allontanando da lei. Si sta allontanando perché a una certa età inizia la missione di Cristo e quindi sarà molto in giro. E tutte le madri sanno che quando il figlio inizia a camminare già c'è questo inizio di questo allontanarsi dalla madre e tutto quello che implica psicologicamente qualsiasi sentimento di materno. E quando lei sarà anche la prima che lo introdurrà al primo miracolo di Cana, quando c'è la moltiplicazione del vino, perché in questo matrimonio comincia a mancare il vino, è il simbolo dell'allegria. Quando diminuisce
fornisce l'allegria nel matrimonio, Cristo è la garanzia di questa felicità, di questa gioia e quindi questo vino che farà fluire sempre come vino eccellente. Poi si prospetta questo fatto, cioè della passione di Cristo, il tradimento, la passione e la tortura, la crocifissione, la morte. Maria sarà colei che gli starà sempre a fianco in tutto il tragitto della passione, un po' distante ma con gli occhi attenti, con gli occhi incrociati a lui, al figlio. E anche se è straziante per una madre poter vedere un figlio che viene martoriato, ma la madre gli sta a distanza ma non lo lascia, e questo aiuterà Cristo anche a morire, perché sarà accanto alla mamma, alla madre, che in qualche modo lo accompagna in questo mistero. Anche quando dice: mio Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, Maria in qualche modo gli dà la certezza, perché è stata lei la prima a dire questo amen, e lo aiuta a sua volta a rispettare l'amen di Maria, perché sua madre è stata la prima che ha avuto un contatto col divino, e quindi lo aiuterà a entrare in quella porta del non senso, dell'abbandono, della paura. Ma alla fine Maria, in questo strazio, che è anche lo strazio di tutte le madri che hanno avuto i figli che sono stati uccisi nelle carceri, che sono stati uccisi a botte negli attentati, tutte quelle madri che hanno provato questo sconvolgimento delle viscere, e qui arriva questo momento di passione della madre. Ma in questo ci sarà la presenza della madre, e tutte le persone che fanno una vita semplice, perché Maria faceva una vita semplice: prendeva l'acqua, cucinava, puliva la casa per il marito e il figlio, parlava, ma non faceva grandi proclamazioni, grandi annunci. Annunciava, perché avendo Dio in sé, era solamente vederla, era l'annuncio di salvezza. Quindi per tutti noi, sia donne che uomini, che conduciamo una vita semplice, una vita dedita anche alle cose piccole, non pensate di non fare niente, assolutamente, ma abbiamo un invito, perché Cristo, morendo in croce, ha avuto la rivelazione, come Maria, e che è stata spettatrice d'altro, e aveva detto già un amen, spettatrice di una promessa realizzata, la promessa realizzata in lei, perché Cristo dopo 3 giorni risuscita, e nella risurrezione c'è questa promessa svelata, perché a tutti noi ci è stato dato la promessa di vivere oggi la sorpresa, però dobbiamo dire amen ogni giorno a colui che ti chiama ogni giorno a conversione, ogni giorno dice: vuoi come Maria dirmi amen a questo, a questa ombra dell'Altissimo che ogni giorno ti vuole coprire, che ogni giorno vuole proteggerti, perché ci sarà una promessa, la promessa che sarà quella che, anche se ti trovi nella malattia, nella sofferenza, nell'angoscia, nella persecuzione, nell'abbandono, nel non senso, nella domanda perché, vedrai la risposta che sarà la promessa svelata, la promessa di
di una gioia, di un giubilo. Oggi, non dopo. Dopo ci sarà, ma sei chiamato ad averla oggi. Quindi oggi rispondi Amen come Maria. E con questo concludo questa figura di Maria, madre di Dio, madre della Chiesa, madre di ogni vivente. E alla prossima figura femminile.